Ciao a tutti ragazzi, sono Luca Nerazzurro e ancora una volta un ennesimo appuntamento da Bepi Nesport Nerazzurro. Anticipo che lunedì prossimo ci sarà con me un amico milanista a parlare, Simone, quindi aspetto di conoscerti. Cercherà di parlare del suo Milan, speriamo noi di parlare meglio della nostra Inter. Detto questo, state entrando in live, adesso inizierò piano piano a leggervi, a parlarvi e soprattutto parleremo oggi dell'impresa, perché se vogliamo chiamarla impresa, la possiamo benissimo chiamare un'impresa, che abbiamo fatto ieri con la Juventus, un 2-1 straordinario, un 2-1 che dà grinta e deve dare soprattutto una spinta emotiva alla squadra. La partita che si è giocata a Milano, dove l'Inter veramente ha annientato, perché abbiamo annientato gli juventini, la Juventus soprattutto, sia sul campo che sugli spalti, non c'è stata partita. 2-1 con le reti prima di Lichtsteiner, che doveva tanto venire all'Inter e poi ci purga come ogni volta, ogni qualsiasi altro tipo di giocatore, così funziona con l'Inter, ma ci abbiamo fatto l'abitudine. Poi il gol di Icardi, imperioso, ragazzi, che stacco ha fatto. Per poi finire col gol di Perisic, sempre su un'attivazione e un cross di Icardi. Tanto vi saluto, ciao Rossella, ciao Riccardo, ciao Pasquale, ciao Elisa, ciao Andrea, ciao Jorg. Ma questo stacco di Icardi, mi dico, tanta roba veramente, e ha fatto un salto allucinante, sarà saltato 30 metri ancora un po' sopra la testa dell'altro e il pareggio è stato immediato, la risposta anche. Secondo te la vittoria con la Juve ci potrà dare fiducia e continueremo su questa strada oppure solo un fuoco di paglia, Luca? Benissimo, questo è quello che mi sto chiedendo io soprattutto, perché una vittoria per 2-1 con la Juve, che era una motivazione principale, non vuol dire che esclude, ci fa dimenticare la sconfitta di giovedì contro la birra di Shevchenko soprattutto. Quindi diciamo che è una partita che ci deve dare la carica e ci deve dimostrare che siamo in grado di giocare bene, che siamo in grado di saper fare qualcosa di positivo e non solo, soprattutto vuol dire che noi le palle sotto le abbiamo per fare bene. Questo vuol dire che da qui bisogna partire, non deve essere un episodio, non deve essere una singola partita, ma bensì un punto di partenza e non di arrivo. Quindi partiamo da questo 2-1 dell'Inter in casa contro la Juventus, dove, ripeto, li abbiamo devastati, e andiamo avanti sempre in modo da crescere. Io chiedo alla regia se mi fa vedere subito gli highlights, che li commentiamo al volo, e poi andiamo ad analizzare passo passo quella che è stata la partita. Allora, qua le variazioni, questo è il gol, come potete vedere, quella ciofeca di Santoni, perché va definita una ciofeca, è rimasto fermo sul gol di Lichtsteiner e è rimasto fermo, si sa ragazzi, il nostro problema quest'anno sono gli esterni, sono le fasce, e prima D'Ambrosio, poi Santoni, una volta uno, una volta l'altro, i danni ci sono e sono anche parecchi, soprattutto perché una partita lo fa uno, una partita lo fa l'altro, e di sto passo non arriveremo mai a trovare un punto fermo, un punto che dia sicurezza agli esterni, alle fasce, come erano e tutti sappiamo i vari Maicon e i vari Zanetti. Guarda che ciollone che è stato, porca mia. Poi li vedo, le immagini mi fa arrabbiare ancora. Invece poi l'azione subito dopo, perché alla fine palla al centro e abbiamo segnato, quindi questo grande Franco Di Burro, grande. Questo è lo stacco di Icardi, calcio d'angolo di Baniga, che purtroppo si è fatto espellere per protesta e poi per un fallo. Ragazzi, dove l'ha presa Icardi sta palla? Cioè, parliamone. Dove ha preso questa palla Mauro Icardi? È staccato veramente mezzo metro sopra l'avversario. A parte il cross perfetto di Baniga, ma Icardi dove è andato? Cosa gli dirai a quel gobbo di Mudiglini? No, non riesco a vederlo nemmeno stasera Tiki Taka, perché veramente se no mi arrestano, ragazzi. Lasciamoli parlare, non è questo l'importante. L'importante è convincere e vincere noi. Riguardiamo il gol di Icardi. Mamma mia, Gigi a pascolo. Riccardo, il mio unico dubbio è: siccome abbiamo perso contro il Birsheva, abbiamo giocato bene contro la Juve, sarà così per le prossime partite? Si vedrà da se i giocatori scenderanno in campo. La sfiorata Gigi, però. Scenderemo in campo con il sangue negli occhi oppure no? Dipende tutto da noi, di certo non dipende da nessun altro, non dipende dall'avversario. Qui Asamoah per una volta ha detto: ciao, facciamo Natale in anticipo, anticipiamolo.
e ci ha regalato un pallone. Icardi qui è stato straordinario, anche che Andrea va a evitare che gli andasse addosso. Cross d'esterno, Ivan Perisic, Ivan Perisic. Ragazzi, 2-1 qua, il delirio per tutti noi. Una gioia che penso durerà almeno per altri 585 anni, ma una gioia devastante. 2-1 alla Juventus, una prova di grandissimo rispetto da parte nostra. Forse sono stati gli amuleti Milito e Materazzi con i vari Chivu, Stankovic e chiunque ci fosse ieri in tribuna a portarci fortuna. Soprattutto la prova del palla al centro e ripartire senza perdersi in chiacchiere, anzi rispondere subito al vantaggio bianconero. Ottima veramente tutti i giocatori, a parte i due esterni che hanno un po' peccato in quella che è stata la prova migliore di tutta la squadra. Sono stati parecchio sottotono. Santon, a mio avviso, il peggiore in campo, poi a seguirlo D'Ambrosio. Ottimo, quindi meno male questi Milito Materazzi hanno portato fortuna, che anche loro sono entrati a far parte della squadra di Inter Forever, dove inizieranno comunque a giocare con le vecchie glorie dell'Inter. Cioè, ragazzi, veramente io non trovo proprio le parole per dirlo, ma vedere l'Inter che palla al centro inizia a giocare, inizia subito dopo aver subito un gol contro la Juve. Senza paura, senza timore, inizia ad attaccare, inizia ad andare addosso a tutti i palloni, perché noi fino al 95esimo abbiamo corso. E questo è quello che noi abbiamo sempre chiesto ai giocatori, questo è quello che noi vogliamo da questi giocatori. Onorare la maglia vuol dire correre fino al 95esimo, ed è quello che ha fatto l'Inter ieri. Onorare la maglia significa veramente crederci fino alla fine, ed è quello che abbiamo fatto ieri. Ed è questo quello che noi da tifosi chiediamo all'Inter sempre. Frank De Boer, cioè, si possono solo che fare i complimenti sulla partita di ieri. L'ha studiata nei minimi dettagli e soprattutto ha messo giù la formazione e i giocatori nel migliore modo possibile, nelle loro posizioni, soprattutto Banega, anche se lo spingerei un filino più avanti da settimana prossima, giusto per giocare dietro Icardi. Icardi che ha fatto, ragazzi, forse una delle prove migliori che potesse fare, una delle prove migliori che abbia mai fatto da quando è all'Inter. Ha fatto un gol, ha fatto un assist, ha fatto uno scatto contro Bonucci, mi sembra, ragazzi, ha tenuto la palla fino all'area di rigore, indietro 20 metri, l'ha recuperata e dalla regia mi fanno segno di sì, che è tanta roba. E Icardi ha giocato da Dio, ha giocato, ragazzi, da Dio tutta l'Inter, ha giocato con le palle in mano. Oggi abbiamo giocato veramente una partita e delle azioni, dei brividi che non si provavano da anni, va messo, da quegli anni che tutti conosciamo, da quegli anni lì erano. Questa è una partita che ha racchiuso un po' quello che noi siamo, perché noi siamo pazzi ed è risaputo, perché perdere 2-0 in casa giovedì con la birra di Shevchenko e poi vincere ieri 2-1 con la Juventus vuol dire che veramente siamo dei mongoloidi, perché va soprattutto definito questo, perché i giocatori ce li abbiamo, il potenziale c'è, la società è una società molto è amalgamata, ci siamo tutti, quindi cosa ci manca? Ci manca veramente solo i risultati. I risultati arrivano, se noi ci mettiamo tutti insieme, li facciamo arrivare questi risultati, soprattutto perché noi tifosi ci siamo. Sì, davvero complimenti, si è visto molto la mano del mister. Pensi il fatto che l'Inter non abbia ceduto possa essere un problema? Problema che non abbia ceduto, Rossella, è che non abbiamo ceduto quelli che sono, possiamo definire, i bidoni della società, i bidoni e gli scarti della nostra Inter. Il problema è che noi abbiamo una sola formazione, quindi tolti quegli 11 è veramente complicato trovare dei sostituti. Però penso che si troverà tutto e ci amalgameremo sempre meglio per andare avanti. Ieri ha giocato persino bene, anche se non ho ancora capito perché si è entrato lui giusto per far casino. Pensavo succedesse una rissa da un momento all'altro e lui servisse a quello. Felipe Melo ha fatto due o tre interventi precisi sulla palla, ha messo cattiveria, ha messo gli occhi della tigre, che sono quelli che noi chiediamo tutti. Scudetto, io penserei ad Empoli per il momento. Scudetto si parla a maggio, quando viene assegnato, che sia a noi che non sia a noi.
pensiamo a Empoli, poi abbiamo il Bologna in casa e così via. Mai guardare troppo avanti, partita dopo partita, sempre. Non diamo per scontato la partita di Empoli, soprattutto perché l'Empoli in casa è molto ostica a noi, è una formazione che gioca a viso aperto, non ha paura di quello che... cioè se tu sei l'Inter, all'Empoli non interessa, bene, quindi stessa cosa a noi. Se tu sia la Juve, che tu sia l'Empoli, dobbiamo andare lì e fare la partita noi, tenere noi il gioco del pallino. Bravo Luca, la mano del mister De Boer si vede come. Secondo te l'Inter è molto più forte della Juventus? Secondo me l'Inter è una squadra che può competere per l'Europa, come la Juventus, come lo può essere la Roma, come lo può essere il Napoli. Ops, non ho nominato il Milan, che peccato. Gio Mario è strepitoso, concordo. Rossella ha fatto veramente ieri una prestazione ottima, ha fatto una prestazione... che all'Inter serve un giocatore così, perché ripartiva velocemente, impostava il pallone, lo smistava a destra e a sinistra, si è visto e si è proposto bene su tutti i fronti, e questo è quello che all'Inter serve. Adesso vedremo da mercoledì a Empoli, perché giocherà, spero, comunque giochi Gabigol, speriamo si intenda con Icardi. Io giocherei addirittura anche a due punte, cioè non li farei mai giocare uno prima e uno dopo, io li metterei entrambi in campo. Ieri ottimo Eder, ottimo Perisic che è entrato dalla panchina, ottimo Candreva, un po' sottotono lui rispetto agli altri, ma gli altri hanno fatto veramente una partita allucinante. Chi prenderà il posto di Banega contro l'Empoli? Cambierà modulo Nicola? Secondo me sì, perché giocherà penso con Dobbiá. A meno che Medel, comunque al posto di Medel giochi Melo, quindi potrebbe esserci Melo con Dogbia, gli esterni, quindi è un po' da rivedere tutta la formazione, però crediamoci, l'importante è questo, passo dopo passo, scelte dell'allenatore che vanno rispettate e arriveremo lontano, non si sa dove, ma arriveremo lontano. Ansaldi quando torna, Luca? Dovrebbe tornare, penso, a Empoli, se non è Empoli è comunque a Bologna, e non vedo l'ora che Ansaldi torni. Perché veramente io di D'Ambrosio e Santoni di un errore ogni 20 minuti, mezz'ora non ne posso veramente più. Anche perché se tu costruisci un gruppo, costruisci una partita, costruisci un qualcosa di concreto e poi loro te lo rovinano con due o tre palloni persi, direi di no. Penso che Ansaldi torni con il Bologna, bravissima Rossella. Se continuiamo così cosa possiamo combinare? Tu ci credi ancora al passaggio in Europa League del girone? Certo Chris, assolutamente, perché soprattutto perché se non passiamo veramente questo girone è veramente un fallimento. A parte comunque va del campionato, questo girone da passare, sono soldi, sono partite. Non state a guardare questa partita prima persa, comunque siamo superiori, siamo a testa di serie, siamo i più forti del gruppo. Ok, abbiamo Sparta Praga da loro, dobbiamo andare a giocare col Southampton che ha battuto 3-0 Sparta Praga, ma passo dopo passo, non guardate, non fate uno sguardo più lungo della prossima partita, guardiamo il prossimo avversario, è l'Empoli, concentriamoci sull'Empoli, poi si vedrà, è tutto un susseguirsi, è come una relazione d'amore, tu la conosci la ragazza o il ragazzo bene, dopo gli chiedi come stai, come ti chiami e così via, non parti subito col ciao, ci sposiamo, quindi passo dopo passo arriveremo lontani. Affrontiamo l'avversario passo per passo, uno alla volta contro tutti, l'importante è restare uniti. Medel mette equilibrio, Riccardo, giusto. Jacopo, che giocatore mi consigli dell'Inter da mettere al fantacalcio? Allora, assolutamente, queste domande che arrivano dalla regia perché cercano di battermi al fantacalcio ma non ci arriveranno mai. Comunque, giocatori da mettere, assolutamente Icardi, assolutamente, se lo hai, Banega. Ma soprattutto non mettere i difensori, se vuoi mettere qualcuno metti Miranda se proprio vuoi, però gli altri te li sconsiglio. Ansaldi mi dicono, metti Ansaldi, ci sta. Gabigol sarà a disposizione contro l'Empoli? Sì, Nicola. Icardi quando andrà via, speriamo mai, dove andrà secondo te? Io per ora me lo coccolo all'Inter, anche per quanto mi possa stare antipatico come uomo, lo ripeto, Ansaldi è un giocatore, sì Ansaldi, scusate, Icardi è un giocatore che veramente d'oro al momento per l'Inter. Gabigol darà una mano secondo te? Mi auguro di sì. Elisa, ieri sono stata contenta che l'Inter abbia vinto, penso come tutti, cioè non penso che ci sia un interista che in questo momento dica cavolo abbiamo battuto la Juve, che sfiga, anzi, ah tu?
Niente, quindi ragazzi, veramente ieri prestazione straordinaria di tutti, a maggior ragione dei tifosi, che hanno fatto ancora una volta una coreografia spettacolare. Lo stemma dell'Inter è stato disegnato dai bambini alla festa della Curva Nord. Io ero presente, quindi ho visto con i miei occhi questo. Tanto onore a chi segue e fa tutto questo. Spezzo una lancia a favore quindi della curva e dei tifosi. Vorrei farmi un appunto, perché ieri forse non tutti ve ne siete accorti, perché poi la polemica viene fatta solo quando l'Inter si deve vergognare perché perde. L'Inter è questa, l'Inter è quella, sui giornali non giornali. Ma ieri l'Inter ha iniziato la partita con quattro italiani, ovvero Santon, D'Ambrosio, Eder e Candreva. La Juventus, facciamo riferimento a uno a caso, a un tifoso a caso, Mughini, sto parlando di te. La Juventus, ieri, con quanti giocatori ha iniziato la partita? Italiani, Buffon, Chiellini e Bonucci. Cioè, quindi voi mi state dicendo che la tanto criticata Inter, che ha giocatori solo ed esclusivamente stranieri, ieri ha iniziato una partita, un ex derby d'Italia, perché ex perché siete andati in Serie B, con quattro italiani e voi con tre. Che poi sia uscito Benatia e sia entrato Barzagli per pareggiare i conti è un'altra cosa. Ma questo non vi nega il fatto che voi abbiate iniziato la partita con quattro italiani noi e tre voi. Luca, perché non ti sta molto simpatico Icardi? È una questione di pelle, è una questione di carattere da uomo in campo, per carità, tanto di cappello. Poi un'altra domanda che io vi voglio porre a voi, quindi voglio leggere le vostre risposte qui in questo momento. Cosa ne pensate del terzino Mihangue dell'Inter che ha giocato ieri, che ha riesordito, diciamo così, in Serie A per la seconda volta dentro San Siro? Un'ottima prestazione la sua, che comunque ha giocato senza paura, nel senso è entrato in campo con lui, è un 18enne, barra 19enne, deve fare 19, e ha giocato veramente bene, senza paura, ha preso di petto i giocatori della Juve, ha fatto vari turni, si è proposto, è tornato indietro, ha marcato, smarcato. Questo è quello che deve fare un terzino. Quindi Mihangue, Miranda, Murillo e Ansaldi, secondo voi è qualcosa che si può fare? Ottimo Mihangue, dice Giovanni. Don Scandro, ciao Don, tutto a posto, questo è un mio amico dalla Germania. Mihangue è bravo sicuro, ma penso che Di Marco è ancora più forte se gli si dà spazio. Peccato che a Di Marco veramente manchi lo spazio, ma non capisco ancora perché. Comunque, Mihangue non è male, dall'Inter migliorerà, dice Luca. E io concordo con te, mi auguro che migliori sempre di più perché all'Inter servono. Giovane e promettente, speriamo cresca bene, dice Riccardo. Pasquale non ha fatto toccare palla a Dybala. No, non Pasquale, Mihangue. Comunque, grazie mille Pasquale. Ne speriamo sia così anche più avanti, cioè che ci faccia impazzire su quella fascia. Ma come faccia impazzire i nerazzurri, soprattutto faccia impazzire i nostri avversari. È stata una gioia, è stato il mio regalo di compleanno, se così lo vogliamo definire, visto che venerdì è il mio compleanno, giovedì quelli hanno perso e si sono vendicati e mi hanno fatto un regalo ancora più bello, un regalo di puro godimento, ieri contro la Juventus. Juventus che a mio avviso è stata parecchio sottotono, ovvero noi bravissimi, loro mica tanto, Dybala fuori partita, partire con Mandzukic che a mio avviso è stato un bravissimo errore perché i Higuaín in queste partite è efficace ed essenziale, infatti lo si è visto quando è entrato in campo verso la fine. Ha giocato malicchio Asamoah, la difesa comunque ha sbagliato tanto, ottimi veramente noi a pressare fino alla fine, ma all'importante non è come si gioca in campo in queste partite. L'importante non è partecipare, ma è vincere. E questa volta abbiamo vinto noi. Luca, cosa ne pensi di Kondogbia? Avrà spazi, Andrea? Penso che mercoledì giochi lui. Spero faccia bene, anche perché questi 40 milioni, in qualche modo, quest'uomo dovrà dimostrarli di valere, no? Cioè, non penso che Kondogbia sia stato valutato 40 milioni e non li valga. Anzi, mi auguro tutto il contrario. Peccato che al mio compleanno, Chris, abbiamo giocato contro l'Atalanta e abbiamo pareggiato. A Bergamo? Mi ricordo quella partita, anzi, siete stati anche fortunati di aver pareggiato.
Mentre le nostre avversarie al momento, il Napoli a sprazzi è un ottimo gioco, ma a mio avviso gli manca qualcosa nella continuità, anche se è sempre uno squadrone principale. La Roma, se non gli dà il rigorino, si sa quello che succede, vedi ieri, anche se in fuorigioco godo due volte a maggior ragione, ma non vince. Il Milan, è un punto di domanda perché non riesco ancora a catalogarli, a classificarla come squadra. Fa bene in mezza partita, poi ne fa uscire una e mezza e nonostante tutto vince. Vedi come ha giocato a Genova contro la Samp. La Fiorentina, boh, cioè non mi convince. Noi siamo lì, ragazzi. Noi, lo dico adesso, come ho detto in un mio video, abbiamo una delle rose più forti dal 2010 ad adesso. Quindi, se riusciamo ad amalgamare bene tutti gli ingredienti che sono tutti i giocatori, tranne Ranocchia, lasciate fuori Ranocchia, lasciate fuori Ranocchia, era una notizia di servizio. Se riusciamo ad amalgamare bene tutti gli ingredienti, quello che ne verrà fuori sarà una deliziosa sorpresa, perché veramente siamo i migliori rispetto agli ultimi 5-6 anni. Non spaventiamoci se arriveranno dei pareggi, non spaventiamoci se arriverà qualche sconfitta imprevista, non improvvisa. Dobbiamo crederci dall'inizio alla fine. Questo è il nostro compito da tifoso, sostenere e crederci sempre. Se si sbaglierà una, due, tre, alla quarta volta ci saranno le varie cose da fare che si devono al momento, i vari studi dei casi. Al momento godiamoci questo 2-1 con tutte le gioie possibili, immaginate, perché veramente io, ragazzi, mi sto contenendo con le parole, tutto quello che volete, ma se dovessi spegnere le telecamere inizierei di nuovo a esultare come un animale. L'importante era vincere ieri, soprattutto perché si parla della Juve. La Juve, che è una acerrima nemica dall'Inter, batterla 2-1 in rimonta per lo più a San Siro è veramente qualcosa di spettacolare. Ha fatto rigenerare Milik De Boer, infatti Milik arriva da Amsterdam, arriva dall'Ajax, quello che sta facendo a Napoli è qualcosa di incredibile. Anzi, ieri io sto ancora cercando che Higuaín faccia la partita. Detto questo, comunque la Juventus ieri diciamo che non aveva il suo uomo migliore in forma, il suo top 11, il suo top 12 anzi, perché ieri Tagliavento non era in forma, quindi eravamo in forma più noi di lui e la Juve infatti non ha vinto. A parte queste battutine, questi sfottò, io ringrazio ancora la redazione di Bepi che mi ha ospitato. Qui ci vediamo lunedì. Lunedì sarà un appuntamento, tra virgolette, speciale, dato che abbiamo due partite, prima a Empoli e poi in casa col Bologna, domenica. Crediamoci fino alla fine, voglio essere qui lunedì a parlare di 6 punti presi e di due ottime tre partite, prima in trasferta, poi in casa dell'Inter giocate. Vi aspetto di nuovo su questa pagina lunedì, vi aspetto veramente di cuore, seguite la redazione di Bepi nella pagina, seguite me sopra la mia pagina su YouTube, comunque io vi ringrazio e se state godendo condividete questa live e lasciate un mi piace qua sotto. Nella gioia e nel dolore all'Inter abbiamo giurato amore. Amala!